Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. È stato rinviato l'insediamento della Commissione Speciale sulla Campagna vaccinale. Durante l'apposita seduta, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell'ufficio di presidenza. Adesso si andrà verso una soluzione provvisoria mentre infuriano le polemiche tra le varie forze politiche. Siamo di fronte ad una schizofrenia totale perché la commissione speciale è stata proposta dall'opposizione. Noi l'abbiamo approvata perché riteniamo che ogni strumento che ha uno scopo propositivo di monitoraggio, di suggerimento, che possa coadiuvare e supportare il Presidente e la Giunta per fare una migliore campagna di vaccinazione ci ha trovato e ci troverà sempre d'accordo. Dopodiché siamo andati in commissione, abbiamo fatto una proposta che comprendeva il presidente eh, eh, Enrico Sostegni facendolo coincidere con la, quella della commissione sanità perché in questo momento parlare di sanità significa soprattutto occuparsi dei vaccini. Abbiamo fatto una proposta di vicepresidente che è il portavoce dell'opposizione, che aveva accettato questa vicepresidenza, dopodiché l'opposizione cioè non l'ha più votata. Vogliamo dare il nostro contributo ai lavori della commissione sui vaccini. Non ci è interessato questo triatrino fra i partiti rispetto a chi doveva, debba fare il presidente e il vicepresidente. Non ci siamo scritti e non partecipato a questo aspetto. Abbiamo fiducia sul fatto che se sostegni sarà il presidente, possa però a lavorare in questa Commissione ponendo delle condizioni, una convocazione permanente della stessa, la presenza costante ad ogni riunione del Presidente Gianni perché ogni cosa venga decisa da ora in poi sui vaccini, il Presidente possa condividerlo con la Commissione, queste sono le condizioni che noi poniamo e si possa allo stesso tempo avere l'ausilio di tecnici e di scienziati che possano supportare le decisioni che dobbiamo prendere, condividere. Quelli che saranno gli hub da definire, condividere le possibilità e le strategie per coinvolgere le aziende, le associazioni di volontariato, l'eliminazione totale e immediata dei click day per evitare che le persone debbano fare le ore di attesa di fronte a un computer per prenotare un vaccino. Noi abbiamo presentato la nostra lista, abbiamo chiesto che il presidente della commissione speciale lo facesse Marco Landi, abbiamo dato un nome della maggioranza, come succede per il vicepresidente. E abbiamo chiesto che eh, il segretario questore lo facesse Silvio Nofri del Movimento 5 Stelle. Quindi, noi abbiamo portato la nostra proposta di ufficio di presidenza. Che eh, evidentemente eh, ha scaturito qualcosa all'interno della maggioranza, per cui poi Scaramelli non si è sentito nemmeno di votare sostegni. Quindi, il problema, evidentemente, è tutto eh, afferibile alle dinamiche che purtroppo vediamo accadere dall'inizio della legislatura all'interno della maggioranza. Io dico solo che. Noi eravamo pronti il giorno dopo per partire con questa commissione speciale perché riteniamo che i disagi debbano essere risolti e che ciascuno di noi possa portare un contributo. Lo abbiamo detto, ci abbiamo messo la faccia, ci vogliamo mettere anche il nostro lavoro perché sono tante cose ancora da risolvere. Noi vogliamo dare un contributo, ma evidentemente le lotte interne alla maggioranza fanno in modo che si ritardi la creazione della commissione. Ma evidentemente anche l'istituzione della stessa. Abbiamo scelto di non partecipare perché ritenevamo che la commissione speciale, così per come è impostata, fosse semplicemente un doppione della commissione eh, terza, che si occupa già di salute e sanità, e eh, non servisse a nient'altro che a creare un ulteriore elemento eh, dove far accomodare qualcuno. I fatti di oggi di fatto ce lo eh, confermano uno scontro eh, su chi farà il presidente. Da una parte c'è la candidatura portata avanti dal Partito Democratico dell'attuale presidente della terza commissione, quindi appunto il doppione. Dall'altra eh, la, la, la candidatura avanzata dal vicepresidente Italia Viva Scaramelli, il quale abbiamo sentito, chiede, starò dentro a patto che Gianni partecipi eh, costantemente ai lavori della Commissione. Evidentemente ci vuole un elemento di novità rispetto appunto alla terza commissione. Quindi fino ad ora la Commissione Speciale non solo non ha prodotto nulla ma ha prodotto ulteriori elementi di frizione all'interno della maggioranza. Eh, noi abbiamo votato convintamente il 7 di aprile. L'istituzione di una commissione speciale sui vaccini. Poi ci siamo ritrovati oggi con il paradosso che la proposta, senza prima chiamarci, senza prima sentirci, senza prima nemmeno una telefonata, della Presidenza della Commissione Speciale sui Vaccini, sarebbe spettata naturalmente al Partito Democratico, ma a chi? A Enrico Sostegni, cioè a quello che attualmente è il Presidente della Commissione Sanità. E gli stessi membri della Commissione Sanità il Partito Democratico li ha riportati nella Commissione Speciale sui Vaccini. Noi l'abbiamo considerato un atto veramente poco coraggioso e soprattutto un atto che non avrebbe fatto nell'uscio. Né chiarezza da un lato che non avrebbe portato nessun tipo di contributo, per questo, come Forza Italia, nonostante avessimo detto di sì all'Istituzione oggi abbiamo detto che non siamo disponibili a partecipare alla commissione speciale sui vaccini se il tema diventa quello di insabbiare. Uno spettacolo indegno indegno proprio della peggiore politica che si sente raccontare o, vede o si vede nei film ecco oggi grazie all'ostruzionismo perché eh, non si può chiamare in un altro modo di Forza Italia e di Italia Viva eh, si è fatto di tutto per impedire la nascita di questa Commissione. Eh, quando fuori ci sono problemi grossissimi che eh, potrebbero essere affrontati in questa commissione voluta, ricordo, dal Movimento 5 Stelle e anche dalla Lega votata dal Partito, di, eh, dal parti, dal partito Democratico però oggi si è cercato di tutto per impedire la nascita eh, di questa commissione abbiamo perso un pomeriggio solo per decidere chi doveva fare il Presidente e il Vicepresidente con tutta una serie di cavilli legati al regolamento che a mio avviso sono inammissibili, sono inammissibili soprattutto in un periodo così grave come quello che stiamo vivendo. Approvata una risoluzione che impegna la Giunta a continuare il percorso avviato mediante il supporto di una consulenza specialistica, volto a valutare le migliori soluzioni da intraprendere riguardo alle prospettive e alla natura di FIDI Toscana. La finalità è quella di dotare il sistema economico toscano di uno strumento efficace nel facilitare l'accesso al credito e il sostegno delle imprese mediante strumenti finanziari innovativi. Serve una società finanziaria come, come è la Fidi Toscana, oggi mista con capitale anche delle banche, non solo della Regione, ma come lo sono tante altre finanziarie a totale capitale delle Regioni in Italia per offrire alle imprese strumenti che facilitano l'accesso al credito, che servono meglio dal punto di vista del mercato finanziario e che oggi più che mai di questo c'è bisogno. Presto e bene non sta insieme, noi dobbiamo avere la capacità di fare prima possibile, ma questa, questo prima possibile dipende dalla possibilità di compiere una valutazione ponderata, motivata, profonda, che solo una analisi specializzata di un advisor che, di cui noi ci stiamo dotando potrà offrirci. E alla fine avere la possibilità di un nuovo strumento, appunto una fili toscana rinnovata a partire già dall'anno prossimo, quando cioè saranno operativi i programmi regionali con i fondi strutturali europei, credo che sia sufficientemente. Mh, Buono, occorre veramente fare una riflessione attenta partendo da quello che Fili Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle, con risposte anche molto importanti, per cercare di avere uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro, eh, definendone quale sarà la, no la natura, quale sarà la dotazione. Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante, perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal eh, Consiglio di amministrazione di Fili Toscana attuale, quelle che possono venire da soggetti istituzionali, da soggetti creditizi, da soggetti sociali o economici. Credo che alla fine sia giusto, dopo aver ascoltato tutti, poter assumere delle decisioni che siano molto consapevoli e che soprattutto dotino la Toscana di uno strumento che sia maggiormente flessibile, immediato, che possa veramente essere utile alle nostre imprese, appunto per essere sostenute e accompagnate nell'ambito del mercato finanziario. A mio avviso, è terminato un percorso. Serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado, da una parte, di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse del Recovery Fund e, nello stesso tempo, sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare le cresce, la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca, ma magari ci sono le idee, quindi deve essere un soggetto finanziario che sia da collante, da una parte verso il basso nelle aree di sviluppo economico della Toscana, dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo e dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare finanziamenti comunitari e nazionali. Quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta, che termini l'esperienza per quello che finora adesso abbiamo conosciuto di Fili Toscana e si possa andare verso un soggetto nuovo, magari che sappia integrare la propria funzione anche con sviluppo Toscana. Ci aspettavamo ovviamente un po' più di risposte, mettiamola così. In realtà siamo ancora in una fase internazionale. Interlocutoria. Anche perché di fatto noi siamo in mano a quell'advisor che dovrà eh, capire, farci capire ma anche illuminare la Giunta su quella che potrebbe essere una soluzione prospettata anche dal Presidente in, in campagna elettorale che è quella di riportare Fili Toscana in auso, quindi farne sostanzialmente un braccio operativo eh, regionale affinché possa diciamo, eh, essere agevolata eh, l'accesso al credito così come diciamo, la, il sostegno al nostro sistema imprenditoriale. La questione è una il tempo. Purtroppo noi abbiamo perso tanti anni eh, diciamo in eh, situazioni di difficoltà anche oggettive di Fidi Toscana a garantirsi una ripartenza. Abbiamo avuto una gestione molto oscillante e di certo non possiamo esimerci anche da fare delle considerazioni sulle governance passate. Oggi però, come ripeto, il tempo non ci consente più di procrastinare delle scelte. C'è una Toscana che deve ripartire e deve, ed ha bisogno di strumenti che siano adeguati ai tempi. È ovvio che l'ultimo Consiglio d'amministrazione ha lavorato soprattutto per recuperare eh, diciamo, le perdite che si erano accumulate negli anni scorsi e gli ultimi due bilanci hanno chiuso in positivo, ma questo non può più essere sufficiente. Per questo è partita la riflessione sul futuro della finanziaria regionale, una finanziaria che dia sostegno ai cittadini e alle imprese toscane. E per farlo, naturalmente, dobbiamo capire quale modello seguire, perché in realtà mezza Italia si è già mossa, dalla Lombardia alla Liguria, dal Lazio alla Puglia, su eh, tutte le altre regioni. Le regioni si sono dotate di uno strumento più flessibile che utilizza anche sistemi innovativi come i mini bond per finanziare le attività imprenditoriali del proprio territorio, mentre in Toscana ci stiamo ancora attardando in attesa della nomina attraverso un bando di un advisor che faccia la valutazione della società e quindi ci dica se si può spacchettare. Eh, le partecipazioni private che sono rimaste, cioè le due grandi banche Monte dei Paschi e Intesa San Paolo più un'altra serie di istituti di credito con percentuali diciamo, molto basse di partecipazione dopo che, lo voglio ricordare, tutti gli enti locali, circa 78 che facevano parte del capitale FIDI Toscana negli ultimi due anni sono usciti FIDI Toscana negli ultimi dieci anni ha perso 47 milioni di euro negli ultimi dieci anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione questo è quello che è successo in Regione Toscana con Fidi Toscana. Lo dicevamo da anni. State attenti perché quella società, così come oggi, in house, non può andare avanti. E non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini, le garanzie le dà il credito eh, centrale, e quindi è anacronistica tenuta così come oggi. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo, la faremo in house, con quali tempi? Se continuiamo così, Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno. E non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie, ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento, ma lo deve fare in tempi rapidi. È in corso nell'Ufficio di presidenza e nella Conferenza dei capigruppo una discussione su possibili modifiche del regolamento consiliare, compresa la normativa, sulla presentazione di emendamenti in Aula. Strumento che è prima di tutto a garanzia delle minoranze. Lo ha ricordato il presidente dell'Aula, Antonio Mazzeo, dopo le polemiche in merito all'approvazione del famoso emendamento finito nel mirino dell'inchiesta Cheu. Come Consiglio regionale stiamo lavorando da un po' di settimane insieme ai capigruppo e all'ufficio di presidenza per lavorare sul regolamento di funzionamento del Consiglio regionale. Sto cercando di tenere insieme due bisogni eh, entrambi importanti. Da un lato la tutela delle minoranze, quindi la possibilità di dargli il tempo per presentare gli emendamenti relativi agli atti che la maggioranza presenta e dall'altro anche una garanzia a tutti i membri dell'Assemblea legislativa della congruità del regolamento. Nelle prossime settimane completerò il lavoro insieme agli uffici e spero davvero entro l'estate di approvare un nuovo regolamento che tenga insieme questi due capisaldi eh, garanzia delle minoranze e quindi possibilità di eh, svolgere il loro lavoro nella maniera migliore possibile e dall'altro garanzia di tutta l'aula affinché tutto si svolga in maniera eh, nella maniera più corretta possibile noi dobbiamo essere il più possibile trasparenti e fare in modo che sia i colleghi consiglieri sia i cittadini possano conoscere l'iter di tutti i passaggi amministrativi digitalizzazione anche questo Uh, ho predisposto un piano molto importante che mi piacerebbe che all'interno del Recovery Fund possa essere eh, valutato seriamente dal governo centrale e possa diventare un pilastro della regione più digitalizzata eh, d'Italia. Nel frattempo, eh, nelle prossime settimane, io spero per settembre, avremo un'aula completamente digitalizzata eh, e a quel punto, se modifichiamo il regolamento e diciamo come avviene, le procedure per poter caricare e presentare gli atti in forma digitale, vedrete che avremo. Ancora più trasparenza di quella che abbiamo ora e la metteremo a disposizione delle cittadine e dei cittadini della Toscana.